Un caloroso saluto da Manuel Bartolini e benvenuti ad una nuova puntata di A Casa in Forma, il primo programma di cucina in collegamento Skype a targato 264. Come state? Siete pronti per cucinare con noi? Oggi abbiamo un dolce davvero davvero straordinario, fatto con uno dei frutti più speciali proprio di questa stagione. Intanto però, lo sapete, ci piace iniziare con un altro tipo di arte e allora partiamo subito con quello che è il disegno del giorno. Beh, indovinate da dove viene questo disegno? Chiaramente da Roma, ce lo manda Francesco di 11 anni che si sta preparando per ritornare sui banchi di scuola, come è giusto che sia. Francesco, grazie davvero per questo bellissimo disegno, un in bocca al lupo, un saluto a tutti coloro che rientreranno a scuola tra studenti e personale. Abbiamo detto che dall'arte, diciamo così, del disegno, adesso invece torniamo all'arte della cucina, come del resto è il nostro programma, e allora io torno a collegarmi con una delle nostre ospiti più amate, Valeria Santivetti, food blogger. Ciao Valeria, come stai? Ciao Manu, buongiorno, buon rientro dalle vacanze. Eccoci qui, si riparte, si ricomincia tutti pronti, ma qua in realtà non ci siamo mai fermati. Come stai? Come hai passato le tue vacanze? A scrivere la tesi, quindi in realtà ecco. sul divano e condizionatore. Ci siamo quasi, 10 giorni. Bene. Sì, a novembre. Ecco, molto molto bene. Dimmi un po', dacci qualcosa, qualche anticipazione sulla tesi, su che cosa la stai preparando? Sto preparando la tesi sulle frodi agroalimentari e l'agropirateria. Quindi l'Italian sounding, sì? Il processo che avviene soprattutto in Nord America, con il parmesan per esempio. Sì? Pensa, solo nel 2019 il parmesan ha fatturato 150 miliardi contro i 90 del parmigiano, che è in realtà l'originale. Quindi stiamo parlando di prodotti alimentari tarocchi, giusto? Esatto, ecco. Che sfruttano il Made in Italy, quindi ecco. Mettendo bandiere italiane sopra i prodotti, che poi non sono italiani per niente. O pensa, un sacco di emigrati italiani, i discendenti, utilizzano il loro cognome per far finta che il prodotto è italiano. Quindi, per esempio, io sono americano, sì? Mi chiamo Rossi perché mio bisnonno era italiano, commercializzo della pasta con il mio cognome perché la faccio io, l'acquirente pensa che è italiana perché vede un cognome italiano. Ecco, un po' come se io andassi negli Stati Uniti e mi mettessi, non lo so, a fare il corriere, diciamo così, e invece poi rubo tutto. Ci siamo. Esatto. Sfruttando. Esatto. Molto bene, invece torniamo seri, Valeria, oggi cosa ci prepari? Io l'ho anticipato un po' all'inizio. Allora, oggi facciamo un dolce che è uno dei miei preferiti a fine agosto e inizio settembre. Ecco. Perché io ho una bellissima pianta di fichi a casa, quindi diciamo sono fortunata, e a fine agosto e inizio settembre faccio sempre un dolce con la ricotta e i fichi. Che proprio adesso siamo in stagione di fichi, no? Assolutamente sì, io guardo la pianta da maggio. E la comincia a tenere sott'occhio, dice vediamo un po', ci stiamo o non ci stiamo? Esatto, e poi agosto-settembre raccogliamo insomma tutti questi frutti fantastici. Come sono i fichi? Sono quelli chiari o quelli scuri, Valeria? Sono quelli chiari. Quelli ok, chiari. Ok, quelli quindi una pianta. Sono più tipici del sud Italia. Quelli scuri, vero? Esatto, sì, più Puglia. E infatti mi ricordo qualche anno fa una vacanza in Puglia, che andavamo a correre la mattina con una mia amica e poi dopo ci fermavamo a fare colazione con i fichi direttamente proprio. Okay. A chilometro zero, ecco. Buoni.
Allora, io direi armatevi pure di carta e penna perché stiamo per dare la ricetta di questo dolce con i fichi. Vediamo un po', chiedo alla regia di mandarlo. Eccolo qui. Allora, oggi prepariamo questa cupola di ricotta con fichi caramellati e croccanti alle mandorle. Gli ingredienti sono per due persone. Abbiamo bisogno di 150 g di ricotta di pecora, 100 ml di panna, 4-5 fichi, un cucchiaio di mandorle, 40 g di biscotti secchi, 20 g di burro, una manciata di scaglie di cioccolato fondente. Valeria, posso dire che per quanto mi riguarda è anche un dolce, come dire, abbastanza light? Sì, in realtà sì, perché come abbiamo sempre detto, la ricotta, quella di mucca meglio, però la pecora è più buona. Ecco. E quindi la ricotta è un formaggio abbastanza leggero e i fichi, nonostante che se ne dica, in realtà, essendo un frutto, non sono così calorici come si pensa. Il quantitativo calorico sono 70 calorie ogni 100 grammi. Ecco, perché è vero, si pensa sempre che sia un frutto molto calorico, invece no. Invece non è così, diciamo che la mela è meglio, però per esempio la mela fa 40 calorie ogni 100 grammi, quindi insomma non è così tanto. Ovviamente tra un figo e un cucchiaio di gelato alla Nutella, meglio il figo. Certo, meglio il figo, meglio il figo. Perfetto. Allora, qual è la prima cosa che facciamo, Valeria? Allora, prima di tutto io andrei a mettere i fichi a caramellare. Ah, quindi In caramelliamo i realtà, fichi, eh? esatto, in realtà io ovviamente ieri Li ha già ho usato, caramellati? certo, perché ci Furba. mettono un'ora e mezza. Ah, ecco, quindi il processo è, insomma, leggermente È lungo, lungo, però spiegaci un po' esatto. come si fanno. Come si fa? Esatto, allora per questa ricetta io sto utilizzando quattro fichi. Ricordiamo che la ricetta è per due e di conseguenza se la vogliamo fare per quattro in una ciotola più grande, io la farò qui dentro, quindi vedi è abbastanza piccola per due Ok, quindi una persone. ciotolina, vedo la pellicola trasparente, Esatto, sbucciamo i fichi. sì, dicevo, se vogliamo fare per più persone, per quattro raddoppiamo le dosi e utilizziamo una ciotola più Certo, grande, chiaro, giustamente. chiaro. Poi anche, Ok. insomma, anche in base alla grandezza dei fichi. Esatto, sì. Ci regoliamo noi. Quindi questi sono Allora proprio io. fichi raccolti dal tuo albero, Valeria. Bello. Esatto, dal mio albero dove da piccola mi arrampicavo con mia sorella, ci arrampicavamo su questo albero. Di fichi. Chissà Esatto. quante casette anche, no? Ce l'avevi tu il sogno della Magari. casetta sull'albero? Sì, però c'avevo tutti alberi, diciamo, un po' anziani, che non erano molto sicuri. Soprattutto la pianta di fico è molto elastica, e quindi rischi che caschi sotto. Non Certo, è molto infatti. sicuro. È abbastanza pericoloso, però è bello. No, ma quando si è piccoli ci Bello si diverte, sfidare. no? Ci si arrampica, io lo vedo insomma al parco in qualche bambino. Ormai hanno i giochi proprio quelli tipici per arrampicarsi, però Sì, tipo i pazzi qualcuno avventura. ancora ci prova ad arrampicarsi, Esatto. ma è bello pure quello, no? Ci sta, insomma, si cresce, è un po' pericoloso, bisogna stare attenti, chiaramente, però insomma, piano piano. L'infanzia è anche quello. Esatto, va vissuta tutta. Senti, ma Allora, io questo sto dolce dove l'hai cominciando scovato, qui. Valeria? Ma in realtà da nessuna parte, cioè nel senso adoro il connubio ricotta e miele, o comunque ricotta è qualcosa di molto dolce. Sì, è E vero. quindi diciamo che l'ho inventato io, nel senso avevo i fichi, avevo la ricotta e È stato mi è venuta facile, questa insomma, mettere cosa. su una torta, una crostata. Quando gli Ah, a me ingredienti sono buoni. ad esempio è capitato quest'estate di andare in gelateria e trovare il gelato ricotta e fichi, oppure ricotta, fichi e miele, ricotta e Sì, fichi caramellati, quindi diciamo che il assolutamente sì. connubio, anzi, ti dirò di più, ti dirò di più. Sono stato a Matera, sono stato a Matera, Bellissima, sono bellissima. stato in un ristorante, un ristorante che ha vinto uno dei tanti programmi di cucina in televisione. E tra gli antipasti, adesso mi ci ha fatto pensare, mi hanno portato proprio c'era un fico aperto e dentro c'era una mousse di ricotta di pecora. Mamma mia, perché Immagina, puoi. vogliamo parlare della pizza prosciutto e fichi? No, niente. Andiamo avanti con la ricetta, va? Se no qui Allora, quindi mettiamo a abbiamo caramellare, sì. i nostri fichi sbucciati dentro a una pentola con mezzo cucchiaio di zucchero per ogni fico. Quindi ho quattro Sì. fichi, due cucchiai di zucchero,
un po' d'acqua, diciamo, che arrivi a metà dell'altezza dei fichi, Giusto, e mezzo ok? limone spremuto. Perfetto, ok. Acqua, Ok. limone, un po' di zucchero e mettiamo tutto sul fuoco per caramellare. Abbiamo detto che è un processo un po' lungo, ci vuole all'incirca un'ora e mezza. Chiaramente Valeria se li ha preparati ieri per avvantaggiarsi, quindi un po' di pazienza. Fuoco alto, medio, basso? Basso, un'ora e mezza a Basso. fuoco Un'ora e basso, mezza a fuoco 48 basso, perfetto. Adesso invece che facciamo? gradi. Esatto. Allora, adesso andiamo a preparare la base, perché questa, diciamo, cupola di ricotta avrà come base come i cheesecake, no? I biscotti sbriciolati e un po' di burro. Allora, Ok. io sento un pochino di musica di sottofondo, secondo me Sì, la possiamo, anch'io. sì, la possiamo anche togliere, chiedo alla regia, così non ci distraiamo troppo. Però la canzone era molto bella. Era molto carina, sì, lo so, però dopo ci distraiamo con la musica. Adesso che cosa fai? Allora, adesso mettiamo il burro a sciogliere per fare la nostra base di biscotti. Ok. Quindi del burro in una ciotolina. Spostiamo Benissimo, questo qua e benissimo. questo qua. Fiamma Mettiamo il burro in bassa una perché sennò ciotolina e lo fa andiamo a sciogliere. bollore. Perché che cosa dobbiamo fare? Una sorta di tipo la cheesecake? Esattamente, Ok, quindi esattamente. Quindi biscotti io secchi, questo. sbriciolati, burro, questo per fare la base. Tu che usi? Esatto. Biscotti secchi, fette biscottate? Io uso i biscotti secchi, diciamo i famosissimi Sì? in Italia, quelli Sì. della Saiba. E utilizzo quelli integrali con le gocce di cioccolato. Olè, perfetto, così Perché almeno c'è così anche danno. quella punta di cioccolato in più che chiaramente a chi Esatto. dispiace, poi con la ricotta sta Non bene. basta mai. Molto, molto. Ma anche l'integrale, perché comunque dà qualcosa di rustico e comunque con la ricotta ai fichi sta bene, perché è Sì. un connubio molto, molto antico. Pensa che i primi dolci dell'antica Roma, dell'antica Grecia, che venivano dati a chi faceva le Olimpiadi, per Sì, esempio, certo. erano fatti di ricotta, cioè i primi dolci erano questi pani di ricotta e miele, Madonna. e i fichi erano ritenuti il dolce per eccellenza dei filosofi. Platone ne era Era ghiottissimo, quindi ghiottissimo. sono proprio un connubio molto Ma poi antico. il figo comunque di per sé è anche un frutto molto affascinante, se Sì, era. vogliamo, nella forma, nei colori. E poi è prettamente stagionale, per cui mentre la mela la troviamo comunque tutto l'anno, vuoi o non vuoi, il fico non lo trovi tutto l'anno, lo trovi solamente in questa stagione, al di là delle imitazioni, delle esportazioni, però il fico è veramente un frutto prettamente stagionale. Il burro si è sciolto, vedo. Esatto, io diciamo non lo sciolgo mai del tutto perché sennò la temperatura va troppo alta e quindi arriva a bollore e non è salutare, quindi io comunque questo rimane caldo, quindi lo Ok. tiro sempre fuori un po' prima e aspetto che si scioglie fuori dal fuoco, così nel frattempo si abbassa anche la temperatura. Ok. Ok, altrimenti poi rischia di essere troppo caldo. Esatto. E lo metti Allora. direttamente dove hai frullato i biscotti secchi? Esatto, esattamente. Così poi mixo nuovamente. Ah, e lo rimixi nuovamente. Perfetto. Quindi biscotti, in questo caso abbiamo detto integrali. Anche con piccole scaglie di cioccolato fondente che ci Esatto. Non ci aiutano, facciamo mancare non ci niente. facciamo mancare niente, ci aiutano nei sapori. Li andiamo a mixare. Una volta che si sono frantumati, aggiungiamo il burro che abbiamo fuso, che però non abbiamo proprio sciolto fino proprio alla fine del tutto. Altrimenti Esatto. rischia di essere troppo caldo, lo lasciamo sciogliere insieme ai biscotti. Vedo lì che cos'è quello, un piatto sempre con la pellicola. Perché? Esatto, perché ovviamente che cosa succede? Nei cheesecake io posso mettere la base sotto e Sì? poi versare il composto sopra. Invece qui che succede? Essendo una cupola, il nostro dolce poi andrà Deve essere rigirato. capovolto, esatto. Esatto. Quindi io la parte di biscotti è l'ultima che metto sopra. Ma Quindi vedi non la che, posso guarda, Valeria, sfumare. neanche a farla apposta, il disegno del giorno era proprio la cupola di San Pietro. È vero, è Eh? vero. Queste arti che si ritrovano, eccolo qua. Niente, giuro, non ci avevo L'abbiamo pensato in fatta realtà, apposta. è stato un caso, ma come vedete,
Un caso fortunato. Torniamo quindi appunto alla cupola. Io vedo quindi un Esatto. piatto, diciamo così, da una scodella e uno piano. Esatto, qui Vai. andrà messo il ripieno di ricotta e fichi caramellati, mentre qui farò la mia base di biscotti. Ovviamente controlliamo, diciamo, il diametro che sia almeno uguale, anche più piccolo va bene, però almeno uguale, così che quando il ripieno di biscotti sarà raffreddato, lo potrò mettere sopra alla cupola a chiudere. Nel Benissimo. momento in cui il dolce sarà pronto, rigireremo la Papà, cupola ecco. e il ripieno di biscotti sarà sotto. E lì ti voglio. Oggi puntata all'ultima sfida proprio. Esatto. No, beh, diciamo che comunque con la pellicola è tutto più facile perché comunque, Aiuta, aiuta. esatto, assolutamente sì. Io la metto sempre pure quando faccio la cheesecake perché dico perché dobbiamo soffrire e stare col fiato sospeso fino all'ultimo secondo. Esatto, Questo che non poi no, è si rompe tutto, si sicuro. rovina. Invece così la pellicola aiuta. Esatto, esattamente. Allora, quindi prendiamo tutto il ripieno di biscotti. Quindi questo è un dolce, diciamo, tutto freddo, Valeria. Sì, anche perché nel frattempo mi si è rotto il forno, quindi non avrei potuto fare Fai niente col nient'altro. fuoco. Esatto. C'è sempre la mitica zia qui sopra che ovviamente mi presta tutto, anche la casa. Aia. Però Poi diciamo certo, quando si quando. rompe il forno, a me si è rotta la lavatrice l'altra settimana, che te lo dico L'ho e visto, ho riso fatto. tantissimo perché è stata Io un po' veramente meno. una puntata, però alla fine ce l'hai fatta. Il grande tecnico ti ha aiutato, Alla no? fine sì, Senza. ringraziando il tecnico, insomma, con poche ore, la mattina dopo è venuto subito. Per fortuna, no, anche perché si rompe la lavatrice, cioè, disastro, veramente. Sì, Cioè, beh, sembra ancora peggio la un'esagerazione, però, cioè, lavatrice. come facevano prima? Che ne Sì. so, però oggi è così, ormai forse siamo stati abituati così, abituati forse male? Forse sì. Ah, io penso che comunque, cioè, nel senso, si chiama evoluzione, no? Io non sono d'accordo che tutto quello che venga di nuovo con la tecnologia sia sbagliato. Penso che l'essere umano è un animale intelligente e quindi anche l'intelligenza va sfruttata. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io la uso un po' meno quando faccio la lavatrice, però insomma, piano piano. Perché usi troppa forza, poi rompi le Troppa cose. potenza, capito? Troppa Esatto, potenza. questo crossfit ti sta distruggendo Ma la data la vita. testa. Allora, torniamo alla Ok. nostra bella cupola. Quindi, questa è, diciamo così, la base, no? Corretto? Esatto, perfetto. Questa è la base, adesso la metto in frigo a raffreddarsi. Benissimo. Allora, Allora, la mettiamo intanto qui. mettiamo, riassumiamo un po' brevemente quello che abbiamo fatto. Esatto. Allora, abbiamo caramellato i nostri fichi, che stanno Quattro fichi. Fichi ancora caramellando. Esatto, quattro fichi raccolti messi in un direttamente vaso. dalla pianta del giardino di Valeria Santivetti, quindi a Esatto. chilometro zero, prodotto selezionatissimo, neanche dal produttore al Verissimo. consumatore, proprio da Valeria a Valeria. Proprio metro zero, cioè i A semi metro, a abbastanza aperti centimetro sotto zero la pianta. proprio. Più zero di Esatto. così non si può. Fighi Non si può. zero Allora, zero. fichi zerissimo, messi a caramellare con mezzo cucchiaio di zucchero per fico, quindi quattro fichi, due cucchiai di zucchero, mezzo limone spremuto, piccolo, e un po' d'acqua che arrivi a metà dell'altezza dei fichi. Messi sulla fiamma bassissima proprio, un'ora e mezza, poi ovviamente dipende dalla grandezza del Ogni tanto fico. E bisogna andare lì, Valeria, a girare, a vedere, ad osservare. Che dobbiamo fare? no, girare assolutamente no. Basta che teniamo la fiamma bassa E quindi e vanno da lasciamo soli. andare. Quindi pentolino, fiamma bassa, un po' d'acqua, zucchero e vanno da soli. Ok. Esatto. Esatto, e vanno da soli. Dopodiché abbiamo preparato la nostra base, l'abbiamo preparata su un piatto, possiamo utilizzare anche un coppa pasta per la Scusami se ti dimensione della interrompo, cupola. Valeria. Che zucchero hai usato? Quello normale? Quello normale? No. Allora, ho trovato, sì, si può usare il mio zucchero normale, il zucchero di canna qualsiasi, ma ho trovato uno zucchero che io adoro, che è uno zucchero di canna finissimo, quindi ha la consistenza dello zucchero a velo, però lo zucchero è di canna e trovo che dia un aroma in più, E diciamo. aiuta ancora di più, penso, nel caramellare, secondo me. Sì, diciamo che dà più colore senza dubbio, Perfetto. però il colore è un po' più scuro. No, dico, magari con il fatto proprio che è fino, Sì, si scioglie prima, si scioglie certo. prima. Perfetto, quindi ok, i fichi adesso stanno tranquillamente caramellando e poi siamo Esatto. passati alla base, come dicevi tu. Esatto.
che abbiamo utilizzato 40 grammi di biscotti secchi, 20 grammi di burro, poi ovviamente vediamo quanto è secco il biscotto e quindi quanto burro assorbe. Se vediamo che comunque non si compatta bene, ne possiamo Certo, mettere di più. lì ci regoliamo ad occhio, come dico sempre io in cucina, è inutile dare troppe grammature, l'occhio è Esatto, importantissimo, come il gusto, esatto. l'olfatto, i cinque sensi. L'importante è solo non metterne troppo, perché se metti troppo burro poi diventa Non possiamo tornare molto indietro, duro. giustamente. Ok. Esatto. Come si fa per la cheesecake, la famosissima, sciogliere il burro. Ricordiamo che io non lo sciolgo mai tutto, così non bolle e non dà problemi, diciamo, alla salute Certo. per i grassi che ci sono dentro. Quindi lo faccio finire di sciogliere e lo metto nella ciotola insieme ai biscotti che sono stati frullati. Benissimo, perfetto. Abbiamo fatto la nostra base, l'abbiamo messa in frigorifero. Quanto tempo deve stare in frigorifero? Un 10 minuti basta. 10 minuti. Allora, adesso non dico per 10 minuti, però in attesa, diciamo così, che la nostra, tanto qualche chiacchiera l'abbiamo fatta, un po' abbiamo allungato, in attesa che la nostra base prenda consistenza nel suo frigorifero, io direi Valeria, tu resta pure con noi, restate voi fermi e buoni, non ve ne andate. Noi ci fermiamo proprio giusto qualche minutino, diamo la pubblicità, anzi, approfittate pure di vedere i nostri spot che vi ricordano un po' i nostri appuntamenti, vi dicono anche quello che facciamo, qual è la vita all'interno della nostra Università Niccolò Cusano. Dopodiché torniamo tutti qui e concludiamo questa buonissima cupola con ricotta e fichi caramellati. A tra poco!